Eccoci, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 maggio. Ci sono un sacco di temi fondamentali sui giornali, cioè fondamentali si fa per dire, adesso state arrivando tutti sulla zuppa anche questa mattina. Anzi, ringrazio tutti quanti voi perché in questo periodo stiamo volando sia sul sito sia sui social, ma quello che ovviamente per me è più importante è il sito perché è l'unico nostro spazio di libertà, ovviamente che nessuno ci può toccare. È una roba nostra che, come sapete, è diventata testata giornalistica, il sito nicolaporro.it. Che è un bene e un male, anche perché con i giornalisti sai dove inizi, ma non sai dove finisci. Chiuse le prime, diciamo, questioni preliminari della nostra zuppa, andiamo a vedere che cosa è successo oggi sui giornali. Un po' di notizioli ci sono. Intanto, una cosa, secondo me, un po' incredibile è questa cosa del nuovo piano dei vaccini. Perché è un po' incredibile? Perché adesso ci accorgiamo che i vaccini Pfizer e Moderna, che fino a poco tempo fa ci avevano detto che devono essere richiamati ogni 21 giorni, beh, no, scusate, dopo 21 giorni, adesso il richiamo è raddoppiato a 42 giorni. Sapete che non voglio parlare molto di Covid, io voglio pensare che si sia liberi da ora in poi. Ma insomma, il Corriere della Sera e tanti altri giornali partono con questa notizia del CTS che dice che si possono allungare i tempi e mo ce ne accorgiamo. Cioè, io voglio capire una cosa, siccome basta una dose per ridurre di moltissimo la mortalità e ridurre la mortalità dei più anziani vuol dire renderci tutti più liberi, noi in scarsità di vaccini a fine campagna vaccinale, adesso non esageriamo perché è appena iniziata, e decidiamo che possiamo allungare tra la prima e la seconda dose, cosa che hanno gli inglesi fatto sin dall'inizio con l'AstraZeneca e con altri provvedimenti, sono riusciti ad avere morti zero praticamente. Tempi più lunghi per seconde cose riguardo a Pfizer e Moderna. Ne parlano tutti i giornali, così passano come se fosse una cosettina. Ma allora fino ad ora abbiamo scherzato. Cioè, è una cosa fantastica. Nel frattempo, quando tu leggi oggi il titolo del Fatto Quotidiano, i 500.000 vaccini sono durati soltanto 2 giorni, cioè una grande propaganda su questi 500.000 vaccini. Sapete che condivido poco del Fatto Quotidiano, però su questo ci sono pochi dubbi. I 500.000 vaccini in realtà sono stati fatti soltanto per 2 giorni o 3 giorni, chiamateli secondo i tipi di calcoli che voi fate, ma non di più. Allora uno si può anche chiedere, ma ragazzi, certo, meglio figliuolo di Arcuri, Arcuri difeso come un gigante dal Fatto Quotidiano, una pippa clamorosa, con le rotelle verrebbe da dire, e questi vanno a fare le pulci al generale Figliuolo. Però è anche vero che questi 500.000 vaccini li abbiamo fatti il 28 e 29 aprile e poi siamo ritornati a 450. Ma la cosa più clamorosa della giornata, no, scusatemi, un'altra questione riguarda le piccole questioni nostre, la stampa, il quotidiano nazionale, questa roba del coprifuoco, forse il 17 maggio finalmente ce lo alzano, o alle 24 o alle 23, comunque cercano di ridurre diciamo, le violazioni della nostra libertà. Per come la vedo io, il coprifuoco dovrebbe essere cancellato tout court, non ha un senso per la Costituzione, non ha un senso per il diritto civile, non ha un senso neanche sanitario, anzi ha un senso contrario, perché se c'è il coprifuoco uno cerca di fare tutte le cose precedentemente. Il coprifuoco è una gigantesca bolla di ipocrisia che noi vogliamo tenere in questo paese soltanto per come effetto deterrente. Quindi è illiberale ed è deterrente e non c'è nessun dato che ne giustifichi la sua presenza. È una cosa pazzesca. Beh, comunque lo dovrebbero rimandare alle 23 o 24, meglio di niente, ma dal punto di vista liberale 23 o 24 poco cambiano, si tratta veramente di un obbrobrio. L'altro grande obbrobrio di cui i giornali oggi parlano relativamente poco è quest'altra scelta comunista, proprio tecnicamente comunista di Biden. Il Presidente della Repubblica americano che cosa ha deciso? Il Presidente americano avrebbe deciso di togliere i brevetti sui vaccini. Tutti quanti i populisti, i grillini di tutto il mondo, è una proposta grillina, un catto, ma neanche catto, grillo comunista, cioè quello che i Big Pharma non devono avere i brevetti. Ecco, se Biden ci fosse stato negli anni precedenti in cui c'era Trump, che invece più che togliere i brevetti li ha riempiti di soldi, che è una proposta statalista, ma non comunista, beh, oggi noi con quest'idea del brevetto senza brevetti, noi molti farmaci non l'avremmo. Ce l'ha spiegato questo, giornali anche come il Foglio, tante volte. Il brevetto è la garanzia per la quale l'interesse economico di quelli che noi definiamo Big Pharma fa sì che si trovino soluzioni alle nostre malattie. Senza brevetti non è che si migliora, si peggiora la situazione. Non è dalla benevolenza del macellaio che dipende la bontà della tua fetta di carne, scriveva Adamo Smith nel 1776.
1789 nella ricchezza delle nazioni non è dalla benevolenza del macellaio che dipende la bontà della tua carne, ma dal suo stretto interesse economico nel vederti anche il giorno dopo comprare la stessa fetta di carne. Chiaro? I vaccini sono arrivati velocemente per gli aiuti di Stato, certamente, mirati di Trump, certamente, tant'è che quelli da lì arrivano i vaccini, ma soprattutto perché le case farmaceutiche sanno che ci potrebbero fare degli utili. Siccome a voi gli utili fanno schifo, questa specie di piccola lezioncina che qualcuno definirebbe turboliberista in realtà è smittiana, cioè economia classica, forse Biden non la conosce, anzi la conosce benissimo, ma nella nuova sinistra, alla Podemos, di cui parleremo subito perché mi diverte un po' molto, non è entrata. E Podemos è l'altra faccia della Spagna. Cioè, io sono fissato, oggi l'ha scritto bene il Corsaro Nero sul mio sito. Cioè, che cos'è il concetto? Quelli lo conoscono bene il fascismo. A Madrid sanno bene che cos'è il fascismo, perché a differenza nostra, che voglio dire, sono passato un secolo dal fascismo, è lì ne sono passato metà di un secolo, e sanno cosa vuol dire coprifuoco, la libertà violata, i carabinieri che ti fermano, e quindi hanno votato a Madrid una super candidata popolare a Madrid, ieri mi hanno detto corretto in tanti, non la sindaca di Madrid, della regione, diciamo, madrilena, della città-stato, che non è una città-stato, della città-regione, della città metropolitana madrilena, hanno votato e raddoppiato i voti per questa straordinaria candidata popolare. Oggi Cazzullo fa un bellissimo pezzo, perché l'altro effetto è che finisce un altro dei miti italiani, quel Pablo Iglesias, quello con i capelli, con la coda di cavallo, avete presente, che quando che va dal re e dice in jeans, quello che è sempre piaciuto alla sinistra italiana, quella che avrebbe dovuto rivoluzionare la sinistra italiana, quello che ha posizioni appunto come la mancanza di brevetti, l'annullamento dei brevetti per i Big Pharma, posizioni maduriste, posizioni che poi, come dice Cazzullo, sono partite rivoluzionarie, sono diventate socialdemocratiche. Ma la cosa divertente con la moglie, sua fidanzata all'interno del partito, un personaggio straordinario, e straordinario per me, drammaticamente straordinario, un'icona di quelle sinistre che piacciono, perché sono delle sinistre, diciamo, che sembrano favolose. Alla fine è bellissima la definizione nell'ultima riga del pezzo di Cazzullo, che da uno scrittore di Pablo Iglesias, una persona molto intelligente, ma ha un solo problema, Pablo Iglesias, non è intelligente come crede di essere. La trovo fantastica, la potremmo adottare per molti politici italiani, pensate, metteteci quello che volete, una persona molto intelligente, ma ha un solo problema, non è intelligente come crede di essere, fantastico. E sul caso Cerciello, ve lo ricordate, quel povero maresciallo dei carabinieri, ucciso a Roma da due studenti americani, alcuni giornali in prima pagina mettono, forse è arrivato tardi ieri sera, la decisione della Corte d'Assise, due ergastoli ai due turisti americani che uccisero il maresciallo dei carabinieri. Devo dire, una pena pazzesca, l'ergastolo in Italia non si dà poi così di frequente, basti vedere, tra poco ne parleremo, ne parliamo subito, della incredibile posizione della terrorista Marina Petrella. La Petrella, intervistata oggi, non è proprio una vera intervista, da Montefiori sul Corriere della Sera, perché ieri c'è stata l'audizione per i terroristi italiani che grazie alla dottrina Mitterrand vivono ancora liberamente in Francia. Questa riesce a dire delle cose, questa terrorista, che voi dite veramente, cioè veramente, perché questa non sta in carcere italiano a marcire. Avete presente il concetto di marcire? Non è un concetto che mi appartiene, perché in carcere non si deve marcire, però quella frase che alcuni dicono quando tu leggi la Petrella ti viene veramente in mente, ti devi fermare, devi dire, in un paese liberale tu non puoi pensare, e se sei un liberale non puoi pensare che una persona debba marcire in carcere, perché è un per qualsiasi reato che una persona possa commettere è un troppo. Ma quello che dice la Petrella è oltre al marcire in carcere, e non dico che giustifica, come posso dire, le persone che vogliono, quel genere di persone che la pensano così sul carcere, però francamente bisogna essere molto zen per non prenderla a calci figurati nel sedere, una che riesce a dire questa idolatria vittimistica è un grande impasso indietro filosofico ed è rivolta alle famiglie delle vittime dei suoi assassini. Lei riesce a dire questa idolatria vittimistica è un grande passo indietro filosofico, dopo che ha ucciso generali dei carabinieri che facevano ex partigiani, e si è spacciata come una partigiana, come una continuazione della
Questi sono dei delinquenti assassini. Riesci a dire ho fatto 30 anni di esilio, una espiazione quotidiana? No, non ha fatto Marina Petrella 30 anni di esilio, è scappata dal carcere ed è andata in Francia a fare i suoi porci comodi, perché quella doveva stare, non marcire, in carcere italiano. Non ha fatto 30 anni di esilio, non ha espiato assolutamente nulla. Quella deve stare in carcere con tutti quelli che sono stati condannati per reati di sangue definitivi. Nel frattempo, ritorniamo su cose un po' meno, un po' più leggere, anche se dividono la politica moltissimo, cioè il DDL Zan. E oggi lo racconta il giornale, mi sembra che sia Azzurro, quando Zan chiese e ottenne, che è l'altra cosa incredibile, dalla Rai di censurare i cattolici in TV. Azzurro ci racconta del caso di Giancarlo Cerrelli, che fu appunto richiesto da Zan di non andare in televisione perché aveva delle posizioni, secondo lui, non compatibili con la libertà di pensiero. In realtà chi censura la libertà di pensiero è quello Zan, secondo Azzurro, giustamente. Che non voleva la posizione dei cattolici in TV, una roba pazzesca. Il caso di Giancarlo Cerrelli, su cui forse dovremmo ritornare. Di Mare, il direttore di Rai 3, rilancia la questione Fedez, perché oggi sui giornali racconta dell'aspetto per lui più grave, e cioè che non c'è stata nessuna censura e soprattutto che Fedez avrebbe, secondo Di Mare, manipolato e le ricostruzioni, diciamo, della telefonata con la Capitani e con Cinque. Poi c'è l'altro grande tema di oggi, la famosa loggia Ungheria. Sulla loggia Ungheria oggi però è una bastonata continua, come ti giri, neanche il fatto riesce a difendere l'indifendibile, cioè non riesce a difendere, come si chiama, Davigo, l'uomo che aveva in mano questo dossier segreto e che gli era stato consegnato dal PM che aveva interrogato l'avvocato Amara. L'avvocato Amara viene interrogato, ci sono 7 verbali, vengono dati a Davigo e in maniera, diciamo, clandestina, e Davigo che cosa fa? Ma ne parla con qualcuno e fischietta e li utilizza per i comodi suoi. Come dice Di Feo, sarebbe interessante vedere sulla Repubblica, sarebbe interessante vedere Davigo interrogare se stesso su questa vicenda. Buccini dice sul Corriere della Sera, la parabola del PM che non sa stare in panchina. Come sapete, oggi è in pensione a 70 anni e lui non ci stava neanche ad andare in pensione perché sosteneva che dovesse continuare a lavorare al CSM quando la legge prevede chiaramente che non potesse. Nel frattempo, sulla vicenda, pare che questo dossier dal PM milanese Storari sia arrivato al giudice CSM Davigo, non perché Storari è andato da Milano a Roma a portarglielo, ma perché Storari gliel'avrebbe consegnato proprio a Milano. Piccole cose che però, visto che ieri è stato interrogato Davigo, hanno un peso anche processuale, come ricorda il Domani, altro pezzettino di questa vicenda. Siccome queste carte non erano firmate dai PM, cioè il PM cosa fa? Prende il verbale da Word e lo stampa senza la firma della sua collega Pedio e senza quella insomma, senza firme. Il fatto che sia uscito da quel computer e che non siano i verbali ufficiali, secondo il Domani, migliora la questione processuale di Davigo, perché questa non sarebbe ricettazione, ma sarebbe soltanto violazione dei segreti d'ufficio, quello che è certamente una gigantesca figuraccia del PM senza macchia e senza onore. E l'altra cosa stupenda, riprende la verità per chi ha voglia di capire, ancora su questa grandissima bufala, secondo me, della loggia Ungheria, e cioè riguarda gli affari di questo Amara. Uno di questi affari sarebbe una nave iraniana di petrolio e un tesoretto affidato a una società di 95 milioni di euro, e intorno a quello girerebbero i tentativi appunto dell'avvocato Amara di essere considerato non un delinquente dai PM, ma essere considerato un testimone, come si dice, affidabile. Due o tre cose ancora. Boris Johnson se la prende con i pescatori francesi e ci manda due navi da guerra o simil guerra, è il titolo del Daily Mail. Quindi non solo i nostri pescatori nei confronti della Libia, ma anche tra francesi e inglesi al largo dell'isola di Jersey litigano sui diritti di pesca. Facebook, secondo i giornali, banna ancora Trump, ma in realtà prende ancora 6 mesi di tempo e dice, anzi, la commissione, la grande, suprema, indipendente commissione di Facebook, dice che non era giusto bannarlo a tempo indeterminato, cosa che ha fatto Twitter. Quindi oggi il Foglio dice non è,
che in realtà quello che ieri Facebook ha deciso riguardo Trump è che non può bannarlo a vita per i fatti, vi ricorderete, di Capitol Hill. Sugli sfratti vi segnalo un bel pezzo di Ginevra Cerrina Ferroni sul Messaggero e sulla violazione dei diritti di proprietà e dell'articolo 42 della Costituzione, e poi soprattutto su alcune tecnicalità. Ad esempio, il blocco degli sfratti avviene indipendentemente dal reddito di chi occupa le case, indipendentemente dai conduttori, cioè sostanzialmente dice è un precedente pericolosissimo quello introdotto dai governi precedenti e da questo governo nel bloccare gli sfratti. Ginevra Cerrina Ferroni oggi sul Messaggero. Chiudo con la lettera di Albertini alla Verità, scusatemi, al Libero di Vittorio Feltri, in cui dice: vi ringrazio molto per aver pensato a me dopo 25 anni per fare di nuovo il candidato sindaco a Milano, ma io non lo posso più fare. Il mio tempo è passato, dice Albertini, che è un personaggio molto simpatico e intelligente, ed evidentemente tanto intelligente, direi: ma ragazzi, ma che siete matti? Feltri si dispera, e nel pezzo accanto a quello di Albertini che dice di no, Feltri dice: la tua rinuncia è il funerale di Milano e il fatto che Milano verrà consegnata mani e piedi a Beppe Sala, che secondo Feltri è un sindaco disastroso. Bene, direi che per oggi è tutto. I giornali sono più o meno dicono queste robe qua, e noi ci sentiamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao.